Buongiorno, Simona Buongiorno. Tonso da Ivrea, Sì, giusto? giusto. Di professione estetista e Estetista. anche makeup artist, Sì, suppongo. esatto. Vedo che la tua modella è pronta per una grande soirée. Sì. E il trucco con il makeup sei stata leggera, ma non troppo, ed è evidente che è un makeup per una serata senza voler esagerare. Esatto. L'unico mio problema che ho trovato sono le labbra perché avrei voluto farle un rossetto un pochino più simile alla sua tuta Bordeaux, perché secondo me è un inverno, però non l'ho trovato e le sue labbra mi portavano tutto sul viola. Io lo volevo un po' più scuro. Questo no, noi lo chiamiamo mahogany, questo colore, e il rossetto non è precisamente mahogany, ma è della famiglia, Sì, quindi sì. non ho notato una Ok. discrepanza cromatica. Raccontaci come avete individuato questo fitting. L'hai trovato nell'armadio della Della modella? modella, sì, tranne la sciarpa che l'ho presa e gli accessori, perché lei non aveva accessori, quindi li ho presi quelli che erano in dotazione qua. L'orecchino a color argento. L'orecchino no, è un color oro e poi ha questi cristalli dentro al cerchio e l'oro perché riprendeva l'oro della collana Ah che è sì, adesso lo vedo. incastonata al È suo anche ben abbigliamento. proporzionato. Grazie. Perché dovremmo sceglierti? Cos'è che ti piace del tuo lavoro? Beh, sicuramente il mio lavoro mi piace la dinamicità, e poi perché nella vita bisogna sempre imparare, vale la pena giocarla, viverla fino alla fine. Ah, questo certamente, Lei è certamente. una dinamica, l'ho visto lavorare prima, andava da destra a sinistra, ma non si è dato pace, è una che non si dà Si pace. vede che ha energia, un'energia Sì, positiva, vero? Sembri molto solare. decisamente, allora, fammi sì. capire il tuo gusto. Su questa modella, se tu avessi i capelli più lunghi, come glieli faresti tagliare? Visto che tu non esegui il taglio, avresti comunque la possibilità Ma di far intervenire da un altro professionista. io la farei un pochino più lunga e farei un po' più sfilacciato, un po' più pari sotto, dietro e davanti sempre un po' indietro e schiarirei un pochino il colore. Dove? E farei un pochino dove lei ha fatto queste mesh qua a Bordeaux, le farei un pochino più chiare, anche la base leggermente più chiara, perché Più secondo chiaro, ma con quale tipo di riflesso? e quello è più difficile perché non essendo No, parrucchiera ti puoi concentrare io sulla diagnosi che tu hai avuto, la sì tipologia che è, tu mi hai sì detto che è una, che un inverno coloriale inverno? e l'inverno ha un verde smeraldo, ha un blucina. Come colore In bianco generale sono colori scuri, scuri, freddi freddi e okay. E brillanti. brillanti, Se tu scegliessi allora una esatto. consonanza più chiara, d'accordo, fredda, o altrimenti più chiara, un pochino più calda. Preferiresti? Un pochino più calda. Sì. Bene, giusto Ultima per... domanda, allontanati un attimo e osservala. Tu mi hai detto avrei voluto cambiare il rossetto. Io avrei voluto cambiare un'altra cosa. Guardala un attimo. Nell'insieme, allontanati, brava. Per essere puntigliosi. Forse lo smalto. Brava, risposta esatta, grazie. Prego. Benissimo, per me è sufficiente. Grazie anche a te. Grazie, Grazie. grazie.